L'ironia è un modo per prendere distanza da se stessi e per tenere viva l'intelligenza. Sono le parole dell'attore, cantante, musicista e scrittore Moni Ovadia. Ascoltiamo l'intervista. Oggetto della sua conversazione e del suo talk, l'ironia. Allora le chiedo, che cos'è l'ironia? L'ironia è un modo di prendere distanza da se stessi e dall'oggetto che si tratta per non cadere nella trappola della rigidità mentale, dell'ossificazione, della retorica, così della ridondanza. È uno strumento dell'intelligenza per appunto evitare di finire incastrata in vicoli ciechi. È un modo per tenere viva per tenere viva l'intelligenza e non farla appunto ripiegare su se stessa. L'utilizzo dell'ironia nella quotidianità e poi il linguaggio ironico nelle sue produzioni artistiche. Ma guarda, io più che di ironia mi occupo di umorismo, per la verità. Nella quotidianità ci sono mille occasioni, anche e soprattutto nei momenti di difficoltà, nei momenti in cui ti verrebbe voglia, non so, di farti prendere dalla furia o dalle reazioni incontrollate. E soprattutto se pratichi un'arte molto sottile, imparare a ridere di te stesso, campi meglio, cioè riesci a uscire dai guai. Non dico indenne, ma almeno quando hai un guaio puoi essere, diciamo, puoi essere, avere un danno e per sovrammercato la beffa. Sapere mantenere un rapporto umoristico con te stesso magari ti permette di attenuare il danno, ma soprattutto di evitare la beffa. Allora, lei ha detto che nelle sue produzioni utilizza soprattutto un linguaggio umoristico. La differenza tra linguaggio ironico e quello umoristico? Ma diciamo, il linguaggio ironico gioca sulla presa di distanza, direi, questo perlomeno è la mia opinione. Il linguaggio umoristico cerca di vedere, creare una situazione, come posso dire, di attenuare gli aspetti della violenza per mettere dentro un quadro accettabile, ribaltando l'evidenza e andando verso il paradosso. Le faccio un esempio, c'è una storia ebraica molto famosa che dice: perché un ebreo risponde sempre una domanda con una domanda? E l'altro dice: e perché no?